Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it, benvenuti nella recensione di Honor View 10 Lite, che come vedete da questa confezione è tutt'altro che definitiva, ma molto provvisoria e piastricciata. Forse Honor non gli farà piacere sapere che l'ho raccontato, ma sotto c'è la confezione dell'Honor 8X. Ovviamente questa era una versione, diciamo, per giornalisti, quindi poi quando acquisterete il vostro Honor V10 Lite, ovviamente la confezione non sarà questa. Non c'è niente di male nel dire che Honor V10 Lite su altri mercati si chiama Honor 8X. Curioso, perché in Italia Honor 7X si chiamava Honor 7X. All'interno della confezione, che però non è definitiva, quindi ancora non sappiamo cosa ci sarà davvero, però sono riuscito ad attaccare tutto alla pellicola protettiva. Ho fatto qualcosa che se ci avessi provato non ce l'avrei mai fatto. Vabbè, ho intrappolato tutto, ho fatto una roba incredibile. Va bene, un capolavoro vero e proprio. Vediamo se riesco a staccarlo. Eccolo qua, questo alimentatore 5V 2A, lo rimetto qui e rimarrà intrappolato per il... Vabbè, niente, ciao. Ah, ogni tanto bisogna arrendersi al caos. Sapete che io non sono incline al caos, ma ogni tanto bisogna arrendersi. Andiamo a prendere il nostro Honor View 10 Lite in colorazione rossa, che tra l'altro trattiene sì le impronte, ma guardate come si pulisce bene anche solo passando le dita sul retro. Guardate quanto è bello questo View 10 Lite in colorazione rossa, con questa doppia colorazione lucida ma a specchio e non a specchio. Me lo fa sembrare una vecchissima fotocamera Sony, ma insomma questi sono proprio dei retaggi del passato. Indicazione Honor, informazioni sulle fotocamere, anche se no in realtà informazioni sul brand, scusate, si legge così poco che non avevo neanche visto. Hai camera flash, doppie fotocamere separate, quindi sporgenti separatamente. Non mi facevano impazzire su Honor View 10, su questo View 10 Lite onestamente invece mi sembrano un pochino meglio, sarà la disposizione, non lo so. Lettore di impronte digitali, ovviamente vetro sul retro, profilo invece opaco, molto bello, devo dire, lo dirò un'altra volta, questa colorazione rossa mi è piaciuta tantissimo. E il carrellino, che è per doppia SIM più micro SD. Porta purtroppo un micro USB, microfono, speaker e jack audio da 3,5. Dimensioni 160,4, 76,6, 7,8 mm di spessore per un peso di 175 grammi. Abbastanza ben bilanciato da questo punto di vista. Vi parlo di, anzi no, prima di ergonomia, perché lo smartphone è veramente grande, è uno smartphone di questi smartphone come si fanno ora, ovvero dalle dimensioni veramente importanti. Poi vi parlerò del display che lo fa essere così grande, però comunque non è troppo scivoloso, non vi dico che si utilizza proprio fantasticamente con una mano, ma ci si riesce, visto che poi, come vi farò vedere, c'è anche la modalità ad una mano. Vi parlo al volo di hardware, abbiamo un processore Kirin 710 octa-core, una Mali G51, era un octa-core da 2.2 GHz, una Mali G51 e ovviamente non manca anche il supporto a GPU Turbo. Arriva in Italia con 4 GB di RAM, nei tagli da 64 e 128 GB di memoria interna. Noi abbiamo provato il 64, ma il 64 in realtà in commercio arriverà leggermente dopo. Come vi dicevo, è espandibile senza rinunciare alla doppia SIM. Connettività LTE fino a 150 Mbps per secondo, quindi niente 4G+, Wi-Fi e VGNAC a doppia banda, Bluetooth 4.2, quindi non 5.0. C'è l'NFC, c'è un piccolo LED di notifica, poteva essere un pochino più grande, accidenti Honor. E poi abbiamo lettore di impronte, sblocco facciale e radio FM. Devo dire, vi faccio vedere che lo sblocco facciale è abbastanza preciso. Come vedete io l'ho impostato per riconoscermi e quindi mostrarmi le anteprime delle notifiche, e poi uno swipe verso l'alto ed è possibile sbloccare lo smartphone. Quindi devo dire funziona, l'ho usato, non sempre, perché comunque il lettore di impronte mi ha proprio invogliato, perché era preciso, vi faccio vedere, ed è anche molto veloce, mi ha proprio invogliato a utilizzarlo, però anche lo sblocco con il volto funziona abbastanza bene. Il display è un enorme 6.5 pollici di diagonale Full HD Plus 1080x2340 pixel IPS, è luminoso, funziona bene la regolazione automatica della luminosità, luminosità alta, questa tra l'altro è anche in modalità automatica, quindi può essere ancora un pochino più luminosa di così.
Non è proprio simmetrico il bordo, ma è molto risicato. La parte inferiore è praticamente simmetrica rispetto a quella inferiore, quasi, e i bordi sono abbastanza risicati. Diciamo che nel panorama Android, escludendo qualche eccellenza, magari l'Oppo Find X da 1000 euro, questo è uno degli smartphone che ha i bordi più risicati. Complimenti a Honor, che dice comunque di essere riuscita non tanto a piegare il display, ma comunque, come invece per esempio ha fatto Apple, ma a piegare comunque un connettore, permettendogli di veramente andare a rubare ancora millimetri nella parte inferiore. Molto molto bello, devo dire, molto affascinante. Se andiamo nelle impostazioni del display, abbiamo la possibilità di abilitare la protezione degli occhi, di cambiare la modalità di colore e la temperatura del display, di disattivare la risoluzione automatica se non vogliamo che possa scalare in automatico verso il basso, e quindi magari metterla o direttamente bassa in HD Plus o metterla, bloccarla alta in full HD Plus. Insomma, tante opzioni, fra cui spicca anche quella per nascondere la tacca. Vi ricordo, come al solito, che sugli smartphone Huawei Honor, quando parliamo di nascondere la tacca, in realtà parliamo di colorare la tacca fissa di nero, perché tutto ciò che deve apparire in tacca continua a apparire in tacca. E vi faccio vedere, guardate, anche le notifiche ovviamente non partono da sotto la tacca, ma partono da dentro la tacca. Quindi ribadisco ancora una volta che su questi smartphone nascondere la tacca vuol dire semplicemente andare a colorarla di nero. Il software Android 8.1 Oreo, aggiornato con le patch di settembre, nel momento in cui faccio la recensione. Il software è molto molto classico dal punto di vista di Huawei Honor, le funzionalità sono sempre le stesse, non ci sono veramente differenze particolari, se non una che di particolare in realtà lo è una grossa differenza particolare. Questo è il primo smartphone di Huawei Honor sul nostro mercato ad avere il sistema di gesture senza nessun tasto, perché l'azienda ha sempre proposto questo come sistema di gesture, ma adesso abbiamo anche un sistema totalmente senza tasti virtuali. In questo caso, quindi, swipe verso l'alto per andare alla home, facciamo uno swipe prolungato verso l'alto per il multitasking, facciamo uno scorrimento laterale, vi faccio vedere per esempio il Play Store, facciamo uno scorrimento laterale per andare indietro con una gesto tra l'altro molto simile, con un'animazione molto simile a quella che avevamo visto anche su Xiaomi, e infine abbiamo anche l'assistente vocale, in questo caso Google Assistant, dalla parte bassa, a destra o a sinistra, guardate, uno swipe per avviare l'assistente vocale. È curioso il fatto che, se guardate attentamente, l'icona, eccola lì, è quella dell'assistente vocale cinese di Huawei Honor, che l'azienda non si è preoccupata di modificarla. Ma anche con le gesture attive, al contrario di Xiaomi, è possibile, facendo questo gesto, attivare lo schermo mini, il che è ottimo perché possiamo attivare la modalità ad una mano anche con le gesture. E devo dire che non ho mai attivato questa gesture, al contrario di bisogna trascinare dall'esterno, e quindi devo dire non ho avuto problemi di usabilità da questo punto di vista. Molto bene, c'è il software di gestione del telefono, c'è ovviamente il software di gestione dei temi, le notifiche qua su non mi fanno impazzire perché gli angoli sono molto arrotondati. Io qui ho levato il nome della rete, ho abilitato il Bluetooth, la NFC, la vibrazione, quindi tre icone prese, ho messo il simbolo della batteria dentro la batteria, ma nonostante tutto guardate quanto spazio sprecato qui a destra e qui a sinistra, perché gli angoli sono molto stondati e le icone partono molto vicine al notch. Quindi sì, ci stanno un po' di icone delle notifiche, ma secondo me magari si poteva fare un po' meno stondato, ci si poteva avvicinare un po' di più con le icone facendone un po' più piccole, non lo so. Onestamente, avere tutto questo spazio vuoto qui e così poco a cavallo del notch, un po' di asimmetria che mi disturba il mio problema qui ossessivo compulsivo dell'ordine della simmetria qui un pochino mi disturba. Vi parlo di fotocamere, abbiamo una doppia fotocamera, una 20 megapixel f1.8, una 2 megapixel per l'effetto di sfocatura. La fotocamera è sufficiente, io non andrei oltre questa valutazione. C'è la possibilità di fare le foto animate, qui abbiamo la possibilità, che non ho mai utilizzato su questo smartphone, di riconoscere i prodotti per poi comprarli al volo online. Video, ritratto, notte, poi abbiamo apertura, poi se andiamo su altro abbiamo l'HDR fisso, l'HDR fisso, il rallentatore, il light painting, le lenti AR, insomma ci sono un po' di opzioni, c'è anche la modalità pro. E poi abbiamo l'intelligenza artificiale. Allora, guardate, che magari la taratura della videocamera non è reale al 100%, ma guardate la differenza di arancione fra
hai attivata e hai disattivata. Disattivata è troppo poco scarico, guardate, attivata è troppo carico, sembra quasi che disattivandola tiri un pochino al ribasso apposta per poi esaltare di più l'effetto quando lo attiviamo. Allora, mettiamola così, tanto vale scattare con la I attivata, perché una volta che la foto è scattata potete tranquillamente andare a rimuovere l'effetto andando qui a premere. Ora, per qualche motivo, tra l'altro, anche la foto originale è venuta abbastanza carica. Nel complesso, che sta succedendo? Ok, nel complesso le foto vengono abbastanza bene, ma secondo me più sufficienti che bene. Vi faccio un po' vedere, per esempio guardate la differenza, qui ho scattato proprio con e senza per non dover andare a attivare o disattivare, ma guardate anche se attivo e disattivo la differenza di come il fiore viene più viola che rosa. Purtroppo mi zoom poi indietro, guardate quanto è viola e guardate quanto è più chiaro, guardate le foglie dietro che diventano veramente verde atomico, oppure guardate questo cielo veramente anche questo molto molto atomico e come carica tutti i palazzi sotto. Insomma, l'effetto può essere interessante, ma l'ho trovato veramente molto forte, molto preponderante su questo smartphone. Considerazioni molto simili anche per la fotocamera frontale al 16 megapixel e per i video a 1080p 60fps. Nel complesso è uno smartphone che nel comparto fotografico, senza la I, senza la AI, senza l'intelligenza artificiale, mi avrebbe convinto il giusto, continua a convincermi il giusto con il fatto che la I in certi casi può salvare una foto. Tra l'altro, per fortuna non è troppo esagerata con gli scatti con poca luce, dove per esempio appunto vi faccio vedere la differenza anche qui fra AI e non AI. In questo caso per esempio non è esagerato nell'esaltare i contrasti, ma la foto era più realistica così. Questo giallo notturno qui non c'entra nulla, l'aereo era bianco, quindi sufficiente come scatto notturno per la fascia di prezzo, ma non più di questo. Vado ad avviare Asphalt 9, ok. Devo dire molto bello questo effetto full screen che si crea con lo schermo in 19 noni e levando anche i tasti qua sotto. Devo dire, fa veramente una bella impressione. Ovviamente il notch diventa completamente nero, quindi non va il contenuto, non ovviamente in realtà, però ovviamente se avete visto altri Huawei Honor non va sotto il notch, e quindi si crea un po' questo effetto asimmetrico del bordo molto sfondato di qua e tagliato di qua. Anche questo è una cosa che un po' disturba il mio senso dell'ordine, ma diciamocelo, nell'utilizzo di tutti i giorni non cambia veramente niente. Vado ad alzare il volume, lo speaker è posizionato sotto, quindi non è audio, non c'è l'audio stereo. Allora, per essere un audio mono singolo dalla parte inferiore non è male, la pressione sonora è abbastanza buona, non è eccelso, diciamo che forse è leggermente più potente della media. Un bug che ho notato in questo smartphone ieri, mi è successo solo ieri, in un paio di occasioni alcuni effetti sonori come lo scorrere delle impostazioni della fotocamera e una notifica di Asphalt 9 che ho ricevuto così dal nulla, hanno suonato anche se lo smartphone era completamente silenzioso. Mi è successo veramente soltanto ieri, quindi non so se magari anche solo riavviando il problema sia scomparso, ma fatemi sapere eventualmente se qualcuno l'avesse comprato, se mai avesse avuto un problema del genere. Molto buona la fluidità, non perfetta, ci sono dei piccolissimi cali di frame rate, in realtà in questo momento non ne sto vedendo, ma quando avevo giocato altre volte avevo notato dei minimi cali di frame rate. Comunque assolutamente un buon dispositivo per giocare. GPU Turbo, ricordiamoci, serve a migliorare le performance nei giochi, ma ricordiamoci che serve a migliorarlo solo nei giochi compatibili, e in questo caso, che io sappia, in Italia mi pare ci sia soltanto PUBG, quindi questo Asphalt 9 non sta sfruttando in realtà in qualche modo GPU Turbo. Avete sentito quindi anche l'audio, porto un attimo fuori dall'inquadratura per digitare come di consueto 190, però poi mi bloccheranno, diranno ma perché questo chiama così tante volte 190? Benvenuto nel servizio clienti Vodafone privati, stai chiamando da un numero aziendale.
molto bene, devo dire la qualità è buona. E se vi parlo invece di batteria, 3750 mAh, è veramente una signora batteria, mi ha sempre portato a fine giornata, ieri preciso, ma ieri ho fatto una giornata lavorativa di circa 21 ore e devo dire che è stato veramente un buon compagno di viaggio per me, perché è arrivato fino alla fine della sua giornata lavorativa. Quanto costa questo Honor? Stavo per dire Huawei, ma devo dire Honor View 10 Lite. Allora, per la prima volta il modello base è quello più alto, è quello che arriva per primo, ed è la variante da 128 GB di memoria interna a 299 euro. Poi arriverà anche quello da 64, ho tirato dentro due androidini per una volta, quello da 64, che è quello che ho provato io, a 269 euro. Ma già ora su Amazon quello da 128 costa 271 euro. Ora, questa versione qui, quella rossa, è particolarmente bella, ma se non vi interessa avere questo dispositivo così eccentrico, così vistoso, potete acquistare anche magari un altro colore. E devo dire che in tutta la famiglia Huawei Honor di questa fascia, secondo me View 10 Lite è uno di quelli che convince di più, perché ha il jack audio, ha il doppio slot per SIM e micro SD, ha un hardware comunque abbastanza aggiornato, ha un display molto grande e con pochissimi bordi, purtroppo ha la micro SD come ancora alcuni di questi Huawei Honor. Insomma, non è perfetto, ma per il prezzo a cui viene venduto, che tra l'altro ricordo è già scontato in questo momento, è sicuramente uno dei migliori di questa categoria. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.